Buongiorno a tutti, ben ritrovati sulla Nuova TV. Continua questo anomalo periodo, contrassegnato da tempo stabile, ma soprattutto da temperature decisamente al di sopra della media. Parliamo di 8, 9, 10 gradi. Da ieri le temperature poco poco si stanno abbassando, ma comunque siamo su valori assolutamente inusuali. L'anticiclone quanto durerà? Diciamo che altri 4-5 giorni sicuramente su tutta l'Italia, poi da giovedì venerdì prossimo comincerà a flettere al nord e poi entro la fine della settimana prossima dovrebbe arrivare il maltempo anche al sud. Maltempo, se così possiamo parlare, perché dopo 15 giorni di siccità ci vorrebbe un po' d'acqua. Cioè, ripeto, il maltempo è sempre una cosa molto soggettiva perché poi diciamo, bisogna vedere anche i lati positivi della pioggia e i lati negativi di tanta alta pressione, quindi sicuramente un ristagno delle sostanze inquinanti, soprattutto nelle grandi città, c'è. Non pensiamo al nostro territorio, ma pensiamo a livello generale. Comunque, lasciando stare questi preamboli, andiamo a vedere l'immagine del satellite, un'immagine che ci mostra l'Europa praticamente divisa in due, tutta la parte occidentale dell'Europa alle prese con ripetute perturbazioni provenienti dall'Atlantico e anche dal Nord Atlantico, quindi con componenti più fredde sulle isole britanniche, che vanno a infrangersi contro l'alta pressione. Quindi le perturbazioni non trovano la strada sbarrata e non riescono a arrivare sul Mediterraneo. Mediterraneo che insieme all'Europa centro-orientale, vedete, è sotto l'influenza dell'alta pressione. Si nota della nuvolosità piuttosto bianca, vedete lì tra Ungheria, Slovacchia e Romania, sono nubi che delineano proprio la presenza della nebbia, delle nubi basse che sono appunto tipiche dell'alta pressione che schiaccia l'aria verso il suolo. Vediamo anche sull'Italia lo zoom e notiamo anche qui della nuvolosità bassa sull'Adriatico, vedete fin sulla Puglia, anche sulla costa ionica stamattina c'era un po' di nuvolosità della nostra regione. Si tratta di nubi basse, soprattutto dicevo sulla Puglia e sul Molise, vedete a largo lì sono ancora presenti delle nuvole piuttosto basse, ma sono in gran parte sono caratterizzate da nebbie a livello del mare. Quindi non ci sono ostacoli, diciamo, non ci sono insidie dietro l'angolo. Andiamo a vedere la previsione con l'aiuto della grafica della cartina di Meteosette per oggi, una situazione che vede praticamente cielo sereno su tutta la nostra regione. Le temperature, come dicevo prima, cominciano leggermente a flettere. Oggi 22 gradi la massima su Potenza, 23 gradi su Matera, sono valori comunque abbastanza ancora al di sopra delle medie stagionali. Le minime, anch'esse hanno cominciato una lenta diminuzione, stamattina 10 a Potenza, 13 a Matera, insomma, si inizia a muovere qualcosa dal punto di vista delle temperature. Vediamo la giornata di domani. La giornata di domani che vedrà ancora sarà ancora l'insegna del te bel tempo su tutta la nostra regione, con qualche locale banco di nebbia nelle zone più interne, più di fondovalle, diciamo, dove ristagna più umidità, ma per il resto, vedete, cielo sereno e temperature che qualche grado in meno perdono domani ancora, vedete, 21 a Potenza, 22 a Matera, le massime, minime 9 su Potenza, 13 su Matera. Valori ancora più caldi, diciamo ancora un pochino caldi nella zona sud della regione dove tocchiamo ancora i 23-24, localmente 25 gradi. Però potete vedere che tutte le località della nostra regione sono comunque con valori al di sopra dei 20 gradi. Siamo a fine ottobre, sicuramente ci starà, insomma, ci sta da preoccuparsi perché sono tanti giorni che le temperature sono al di sopra delle medie. Andiamo a vedere la domenica che vedrà un ulteriore calo delle temperature minime, quindi minime che si portano sotto i 10 gradi un po' dappertutto, le giornate comunque continuano ad accorciarsi e quindi 8 la previsione dei minima su Potenza, 11 su Matera, ma nelle zone più basse, sempre nei fondovalle dove si accumula aria più fredda, sicuramente i valori potranno essere anche intorno ai 2-3 gradi, quindi valori sicuramente molto freddi. Poi di giorno le temperature tornano a salire perché il cielo rimane in pratica sereno o poco nuvoloso. 21 a Potenza, 23 gradi a Matera. Ventilazione sempre piuttosto debole e mari praticamente calmi o quasi calmi. Andiamo a vedere lunedì. Cominciano nuovamente ad aumentare, quindi questa diminuzione sarà temporanea, lieve diminuzione delle temperature sarà temporanea. Quindi da lunedì ritornano a salire, vedete le massime di nuovo 23 a Potenza, 24 a Matera, con minime più o meno stazionali, intorno agli 8-9 gradi a Potenza e 10-11 gradi a Matera. Valori massimi che poi per 2-3 giorni rimarranno stazionali, quindi ancora una volta di sopra delle medie, fino a giovedì, venerdì, poi, come dicevo, dovrebbe arrivare il peggioramento. Peggioramento che
Lo possiamo vedere anche dall'ultimo grafico, quello degli spaghetti. Vedete le temperature che si stanno riportando più o meno nelle medie tra oggi e domenica, poi da lunedì nuovo aumento delle temperature, non vistosissimo, ma comunque di diversi gradi al di sopra delle medie. Torniamo fino a venerdì. Da venerdì, calo delle temperature, dovrebbe entrare l'autunno, quello vero. Insomma, vedete le temperature più vicine alle medie, con il ritorno anche delle piogge. Nella parte bassa del grafico si nota ancora una settimana di assenza di precipitazioni sulla nostra regione, poi tra venerdì e sabato dovrebbero riaffacciarsi le piogge, quindi le piogge che, come dicevo, sono sicuramente positive in questo periodo. Non mi resta che augurarvi una buona giornata, ricordatevi che domani notte finisce l'ora legale, quindi torniamo all'ora solare. Mi raccomando, sincronizzate bene gli orologi. Per il resto, vi dicevo una buona giornata, un buon weekend e arrivederci sulla Nuova TV.